Siamo con Francesco Andreoli, che è presidente di Liguria Together, e ben trovato. Buongiorno. Allora, questo evento nasce da una sua ideazione di portarlo a Sesto Levante, giusto? Giusto, sei anni fa, esattamente. Eravamo al meeting Suisse a Lugano e parlai con Paolo Bertagni e gli dissi: ma perché non cambiamo? Ho un posto simpatico e carino da proporti, la Baia del Silenzio, e quindi da lì è nato tutto. Benissimo, allora cresce sempre di più questo evento, quest'anno addirittura si svolge in due giorni invece che uno. Quali sono le prospettive di crescita maggiori ancora per quanto riguarda il turismo sia locale, che abbiamo visto domani è dedicato al turismo di prossimità, per cui nazionale, che quello internazionale? Le prospettive sono importanti. Ogni anno ci poniamo l'obiettivo di crescere maggiormente e di espandere la conoscenza e i rapporti del territorio con il mondo esterno, perché questa oggi è l'unica cosa fondamentale che si possa fare, e quindi di diversificare il mercato, perché ogni giorno purtroppo ce n'è una, e quindi l'unica cosa che si possa fare è questa, in modo tale che ci sia comunque la presenza su ogni tipo di mercato possibile, e quindi per acquisire poi nuove fette in generale. Ecco. Ecco, lei oltre a essere presidente di questa associazione è anche direttore d'hotel, dell'hotel Miramare, proprio qui alle nostre spalle, nella Baia del Silenzio. Come vanno quest'anno le prenotazioni? Ma noi abbiamo riaperto il 5 di febbraio, dopo 3 settimane soltanto di chiusura, e devo dire che abbiamo iniziato molto molto bene. Poi c'è stata una piccola pausa, non un calo, ma una pausa nella prima settimana da quando è scoppiata la guerra, dopodiché sembra che si sia ripreso, e aprile dà la conferma di essere un mese molto importante per la Pasqua e per il ponte del 25 aprile. E, le previsioni sono di un'ottima stagione, e soprattutto credo che se continuerà così saranno previsioni anche di un autunno importante. Ecco, fra 2 giorni c'è la BIT a Milano, che è la Borsa Internazionale del Turismo, sarete presenti? Assolutamente sì, come ogni anno, con la speranza che ci sia una maggiore qualità da parte dei buyer presenti, cosa che ultimamente alla BIT, devo essere onesto, mancavano. Benissimo, allora noi ci vediamo alla BIT, avremo modo di dialogare di nuovo, e auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie Francesco. Buona giornata, grazie.